Questa mattina l'Istituto Comprensivo Wojtyla di Siracusa accoglie in un gemellaggio una scuola del napoletano per l'integrazione. Vi siete incontrati casualmente online, uno di quegli incontri online fortunati. Vi hanno contattato perché avete un progetto formativo all'insegna appunto delle attività inclusive e integrative e avete adottato anche voi oggi con questa accoglienza il piccolo Ahmed, che è simbolo di tutti quei ragazzini senza i genitori che approdano in territorio italiano e fanno poi della nostra nazione la loro nuova patria. Sì, in effetti questo incontro è avvenuto attraverso i nostri siti internet delle rispettive scuole. La scuola di Scimitile ha accolto il nostro progetto di inclusione e lo ha fra tanti scelto perché ha visto in che modo la scuola da diversi anni si dedica al problema dell'inclusione. Naturalmente per inclusione intendiamo tutte le differenze possibili, dalla scelta autonoma di religione, di razza, ma anche di genere, perché per noi è importante offrire le pari opportunità educative a chi più ne ha bisogno. Chi più ne ha bisogno quindi significa una quantità in più e una qualità in più di attività formativa che serve a formare ragazzi capaci di esercitare la cittadinanza attiva. E in questo la scuola ci ha scelto, ha visto in che modo abbiamo lavorato, perché tutti i processi sono espressi chiaramente all'interno del nostro sito. E dunque oggi è la grande giornata. E la cosa importante è che questa scuola è riuscita a mettere per iscritto l'esperienza di un ragazzo, Ahmed, e a farla diventare un'esperienza simbolo di tutti quei ragazzini che senza genitori arrivano e vengono adottati. Ma qui c'è molto di più, non solo l'adozione di Ahmed, ma c'è anche un modello di cittadina che concorre a accogliere, includere questo bambino facilitando in tutti i modi l'inserimento, dai compagni della classe che sono riusciti ad organizzare gruppi di lavoro anche esterni al mondo della scuola, a piccole gite per la conoscenza dei nostri ambienti e quindi, come dire, a uno scambio culturale di tradizioni, usi e costumi locali. Diciamo che è anche un inno alla speranza in un momento in cui invece tra le nuove generazioni si lanciano purtroppo messaggi negativi di bullismo, di estrema violenza, di indifferenza. Ecco, e infatti è proprio questo che abbiamo scelto, questa è la buona pratica che la scuola rimetterà nel sito e che diventerà una documentazione importante, quindi forniamo un elemento di riflessione positivo che possa servire a specchio per quanti hanno bisogno veramente di lavorare sull'integrazione sociale, e questo è quello che noi oggi stamattina stiamo cercando attraverso di celebrare. Il linguaggio universale della musica. Intanto la musica, le canzoni, il coro e quindi i balli e il coinvolgimento di uno sprar. Ecco, infatti stavo dicendo proprio questo, il ballo finale di questo evento di stamane vedrà protagonisti i ragazzi dello sprar che balleranno al ritmo delle loro canzoni. Il piccolo Luigi Maior che frequenta quale classe? La quinta del 14° Istituto Comprensivo di Siracusa. Quindi sei molto felice di essere qua stamattina ad accogliere i tuoi compagni napoletani? Sì, perché questo progetto è un'opportunità davvero bellissima. Che cosa vuol dire accogliere per te, integrazione, diverso? Vuol dire che qualcuno che ci si deve abituare alla cultura degli altri, quindi non bisogna escluderli, ma bensì riuscire a fare amicizia con loro per farli sentire parte di noi. E tu hai qualche amichetto speciale che appartiene ad una nazione diversa? Purtroppo no, ma se ne vedono tantissimi in giro e sono sempre molto cortese con loro, perché secondo me è una forma di rispetto molto forte. Sei curioso di sapere come vivono? Sì, perché non si vede, si vedono solo di solito quelli che ci sono ai semafori oppure in TV quando ci sono i centri di accoglienza. Tu che saresti disposto a fare per un compagnetto che magari viene in classe, non parla la tua lingua, ha altre abitudini? Sarei disposto a litigare con qualcun altro per farlo accogliere, perché è bene che tutti siano uniti in una classe, perché una squadra non funziona se tutti non vanno d'accordo.